continua la nostra carrellata di interessanti interviste e adesso siamo in compagnia del generale speciale per parlare dell'osservatorio permanente sulla sicurezza. Quest'anno un'interazione con la Fiera Nazionale del Panettone del Pandoro e soprattutto una sinergia che ha visto protagonista il generale per le tavole rotonde sulla sicurezza alimentare e una sana e giusta alimentazione. L'Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sicurezza, del quale io sono il presidente vicario, ha colto in questa manifestazione l'occasione per realizzare i principi dell'Osservatorio, che è un'associazione culturale no profit, che sono quelli relativi alla divulgazione della cultura della sicurezza e della giustizia e della legalità. Quindi, poiché il bene che si vuole salvaguardare è quello della salute, rispetto a minacce che possono prevenire o intenzionalmente dall'uomo o da altre forze non intenzionali, è un'occasione di precipuo interesse dell'osservatorio. Pertanto l'osservatorio stesso si è dedicato a esprimere la sua attività in questo senso, parlando di sicurezza alimentare. La sicurezza alimentare naturalmente vista come conseguenza o in alternativa alla sicurezza dell'ambiente, perché la sicurezza dell'ambiente è la condizio sine qua non per una sana e corretta alimentazione. Per ragionare con i nostri ascoltatori, nonché telespettatori, comunque tutto il mondo del web che ci segue, che cosa possiamo dire a un consumatore ideale che si affaccia alla scelta del prodotto? A che cosa fare attenzione? Cosa leggere? Cosa guardare? E come informarsi? Ecco, innanzitutto penso che il consumatore deve avere coscienza della propria importanza, perché è il consumatore che in un certo senso fa girare il meccanismo complesso dell'industria alimentare. Inoltre, prima di acquistare un prodotto, deve essere consapevole dell'origine di questo prodotto, di come viene coltivato, di come viene lavorato, di come viene conservato, come viene distribuito. Sono tutte fasi di questa filiera importantissime per essere, non dico certi al 100%, ma di essere abbastanza sicuri che il prodotto sia sicuro. Ecco. Grazie generale speciale, so che l'attende una tavola rotonda importante, quindi la lascio ai suoi doveri e noi intanto riprenderemo alcuni passaggi di questa tavola rotonda e poi continueremo le nostre interviste con i relatori. Grazie.